Salve, oggi facciamo pasta con le patate. Servono patate e un pezzettino di cipolla. Peliamo. Dopo averle pelate, le tagliamo a fettine grossolanamente oppure. È un piatto tipico invernale, sfido chiunque a mangiarlo in estate. Ops. Io continuo. A dopo. Dopo averla fatta a fettine grossolane, andiamo sui fornelli. Abbiamo messo sui fornelli con la cipolla fatta a fettine sottili. Mettiamo un po' di olio, facciamo rosolare un po'. Appena la cipolla si è ammorbidita, buttiamo le patate dentro. Aggiungiamo l'acqua per la pasta. Mettiamo sale. È una bella foglia dell'oro. Pepe. Mescoliamo, mettiamo il messo al solito modo e lasciamo cuocere per un po'. A dopo. Rieccoci, saranno passati sì e no 10 minuti. Iniziate così, guardate a vedere, per vedere le patate quando fate così, si schiacciano. È pronta per mettere la pasta, sennò dopo diventano troppo sfarinose. Siccome a me piace il brodo non così, ma un po' più cremoso, con un attrezzino schiaccio un po' le patate. E adesso mettiamo la pasta. Io metto i vitaloni rigati, che sono questi, e non li peso, ormai non li peso più da un po'. Mi regolo così. Butto la pasta, quando inizio a vedere la pasta che ha fatto il mucchietto, do una mescolata, e va bene così perché ci sono le patate che fanno volume. E adesso aspettiamo che si cucini la pasta. Mi raccomando, mescolate spesso perché la pasta con le patate tende ad appiccicare sul fondo, perciò mescolate spesso nel frattempo che aspettate la cottura. A dopo! Rieccoci! La pasta è cotta. Ci spegniamo. Mi faccio un piatto? Se vi piace, mia sorella la riempiva di parmigiano, se vi piace una grattugiata di parmigiano. Buon appetito!